Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vediamo insieme come realizzare semplicemente l'orlo del jeans. Un orlo che non è difficile da fare, è abbastanza semplice, ma io vi svelerò alcuni trucchetti, vi darò alcuni suggerimenti che vi permetteranno di cucire anche i jeans più spessi, quelli più difficili. Allora, innanzitutto parto subito con il primo errore che spesso viene commesso. Allora, io qua ho lo spillo dove deve essere finito il mio jeans. Molto spesso viene appoggiato il pantalone in questo modo, viene segnato il margine cucitura e viene tagliato. Errore, questa cosa qua non si deve fare, perché non è difficile trovare in commercio dei pantaloni, dei jeans, che abbiano la misura delle gambe quel mezzo centimetro, qualche millimetro diversa, e se andiamo a accorciare il jeans ad esempio alla caviglia si vedrà. Quindi, per prendere correttamente la misura del nostro pantalone, bisogna controllare che le gambe siano uguali. Cosa facciamo? Allora, uniamo le parti alte del fianco, ci assicuriamo che la punta del cavallo combaci perfettamente. Andiamo a stendere bene il nostro pantalone e andiamo a verificare che le nostre due gambe al fondo siano lunghe uguali. Una volta che ci siamo assicurati che la lunghezza delle gambe è giusta, noi dal nostro spillo segneremo 3 cm che ci servono per il margine di cucitura. Normalmente un jeans ha un margine standard di 3 cm di cucitura, quindi lo segniamo. E a questo punto possiamo tranquillamente andare a tagliare il nostro jeans. Gireremo l'orlo due volte, quindi un centimetro e mezzo più un centimetro e mezzo. Chi è alle prime cuciture può aiutarsi con il ferro da stiro, quindi stirare il centimetro e mezzo e un centimetro e mezzo. Fatto questo, puntiamo il nostro jeans con gli spilli e siamo pronti ad andare a cucirlo. Alcuni suggerimenti per cucire il nostro jeans. Allora, nel mio caso la macchina da cucire ha un doppio trasporto integrato, ma volendo, se avete una macchina da cucire meccanica, avete la possibilità di acquistare questo piedino, che è il piedino doppio trasporto. Questo piedino permette di trasportare il tessuto, vedete che ha le griffe anche qua, quindi permette di trasportare il tessuto sia sotto, che abbiamo le griffe della macchina da cucire, che sopra, quindi il tessuto scorrerà meglio sotto la macchina da cucire. Secondo, gli aghi. È fondamentale utilizzare gli aghi specifici per il jeans. Allora, potete utilizzare un ago del 90 con i jeans medio leggeri e anche del 100 o 110 per i jeans molto spessi. Ci sono jeans famosissimi di una nota marca che, quando arrivate a cucire il punto dove c'è l'impuntura, sono molto alti e spessi. Quindi io suggerisco di utilizzare sempre l'ago specifico per i jeans. Non meno importante il filato. Utilizzate un filato specifico per jeans, perché se utilizzate un ago del 100 ad esempio con un filato molto leggero, la cucitura non vi verrà bella. Quindi utilizzate l'ago adatto, ma anche il filato adatto. Altro suggerimento: la guida vi aiuterà a fare le cuciture dritte. Per quelle che cuciono da poco e non hanno ancora la mano esperta, la guida può essere molto utile a fare le cuciture dritte. Una volta che arriviamo al punto dell'impuntura, ecco che arriva un super trucco. Allora, vedete il piedino come si piega in verso l'alto? Allora, questo qua, che avete sicuramente in dotazione nella vostra macchina da cucire, chiamato accessorio multiuso,
viene utilizzato per queste cuciture qua e vi assicuro che fa davvero la differenza quando cucite il jeans. Guardate cosa dovete fare. Allora, mettete l'ago giù, non troppo, andiamo ad alzare il piedino. Adesso io ve lo metto da questo, me lo metto di qua perché di là faccio fatica. Allora, mettiamo sotto questo bellissimo accessorio, scendiamo il piedino. Guardate il piedino in questo momento come è dritto. Guardate senza la macchina da cucire farà fatica perché ha questo salto da fare. Invece, utilizzando questo accessorio, non avremo nessun problema a cucire la nostra impuntura. Quindi vi rimetto la guida per farvi vedere. Andiamo a pulire la nostra cucitura togliendo i fili iniziali. Due o tre punti di salda e avremo realizzato il nostro orlo jeans, ma saremo riusciti a cucire sopra la parte spessa e il nostro orlo sarà drittissimo. Quindi gli aghi e filati adatti, la guida se avete bisogno di far cuciture dritte e siete alle prime cuciture. Il piedino doppio trasporto e questo fantastico accessorio faranno sì che voi riusciate a cucire l'orlo jeans anche i più spessi senza problemi. Io spero di esservi stata d'aiuto. Questo è il nostro orlo jeans cucito praticamente dritto. Spero di esservi stata d'aiuto. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace, seguitemi perché sono in arrivo tantissimi video. Spuntate la campanella se volete sempre rimanere aggiornati. Ci vediamo prestissimo. Un bacio e libì.